Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo su Assassin's Creed 2. Sono tornato dopo una piccola pausa che ho voluto provare a portarvi altro tra tipo Life is Strange o comunque modalità un po' particolari come la Dimension Craft. Allora, diciamo, ho voluto studiare un po' su queste due cose qui. E allora, diciamo, l'ho pausata leggermente ma non l'ho interrotta. Poi, come ho detto, se volete che la continuo, ditemelo che continuo a portarvela. E quindi niente, direi di cominciare a giocare. Però prima vi ricordo di lasciare il pollice su per farmi capire se vi piace questa miniserie. Poi se volete, diciamo, contattarmi o parlare con me riguardo a qualcosa potrei fare, cercatemi su Telegram, ok? L'indirizzo è in description, è in descrizione. Quindi andate a nasare un gruppettino. E spero che qualcuno ci unisca, perché ho lanciato solo, quindi non c'è una persona, credo che ci sia una persona, Ara, quindi grande quella persona, sei il mio migliore amico, no scherzo. Comunque, basta cazzeggio, direi di partire. Allora, Ezio Auditore da Firenze, come erano i tasti? Ok, così si corre. Ah, qui c'è quello da comprare, i vestiti. Andiamo dal punto esclamativo della minimappa. Permesso, buonasera signorine, mo come state? Tutto bene? Aspetta, sguardo disinvolto. Buongiorno signorine, per caso desiderate un po' di compagnia? Ah no, è vero, c'ho quella dell'altra volta, quindi non ho bisogno di compagnia. Andiamo. Allora, fermo. Perché mi seleziona? Non è questo il tasto percorso? Dio. Inizio. Sono in meditazione, silenzio, guarda, sono in meditazione, ma cambia anche colore, guarda. Guarda, sono in meditazione, mi sono illuminato! Mi sono illuminato! Ho dovuto fare il giro della Madocina, però ci sono arrivato qua. Papà! Ciao papà, come va? Tutto bene? Non sono tuo padre. Non la faccio sempre da avvoltoio. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte. Eppure della visita a Cristina. Ho scavato. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me. Anche te eri un marpione, erga miseria. Anche te eri un marpione, erga miseria. Tale padre, tale figlio. Col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Ma adesso mi tocca pure fare le fachi. Una volta. Ma io guarda che sono un signore, io beh. Vabbè, aspetta, ma io sono un signore, mi tocca pure fare il facchino. Vabbè, faremo il facchino. Allora, questa è la Romagna Express. Devo consegnare un pacco al signor Lorenzo De Medici. Permesso, ingobito. Permesso, quel. Come che era la. Consegna pacchi Romagna Italia. Non era proprio così, però vabbè. Andiamo alla destination. Permesso, signore. È un pacco urgente. Permesso. Oh, mi scusi. È un pacco urgente. Mi dispiace. Non. Oh. Non mi faccio scamare. Vabbè, sono già arrivato. Ovviamente. Beh, bella la vita. Aspetta, come si fa? Aspetta. Salve. Sono arrivato al volo. Le consegno il pacco che mi ha chiesto. Ah, Ezio. Ben trovato. Mancia? Come state? Niente mancia. Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà. Io il mio lavoro l'ho fatto, quindi mo so che. Di ritorno. Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno. Lascio pigri, Riferirò a mio padre. Vabbè, comunque, il pacco è stato consegnato. Quindi, la Romagna Express Italia le ricorda che i servizi sono disponibili dal lunedì al venerdì. Quindi, donna e fatica. Ok, qua guarda, ci sono gli spunzoni. Ok, saliamo. Sale. Ok, punto di controllo acquisito. Perfetto. Tu palle però, Cioè, ho avuto tutto il giro, 3 ore per salire, madonna. Vabbè. Salto della fede. Opla. Perfetto, punto di controllo acquisito. Ha salvato. Andiamo avanti. Che io tra l'altro questo gioco l'avevo tipo mezzo platinato. Mi scusi. Insomma. Ma guarda questa gente ci mette in mezzo mentre. Buongiorno. No, non voglio litigare.
Bravo, datti da fare. Bischero! Bischero! Hai capito, Grullo? E Grullo! Non ti preoccupi per nulla. Io ora ho lavorato oggi, tu sei tutto il giorno in piena fanatica. Hai lavoro di tutte a me, Salute, figliola. Ricordi il mio amico Alberti. Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre. Ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che miseria, non mi fai mica andare più fuori città perché dovrei ti mando a 10 anni. Aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te. Ora? Ma per adesso devo andare da quella là. Siete sicuro? Sì, ora. Devo andare da quella là, mi continuano a darmi questi ruoli poco importanti. Con questo qui che c'ha un collo da tacchino che arriva fin qua. C'ha un mento che arriva dalla parte della bocca e arriva fin qua. Vabbè, salvataggio, via. Questa è stata facile e circoncisa, via. Oh, ciao madre, potrebbe darmi un computer da lavorare? Ah, no, mia sorella. Buondì, Claudia, come stai? Carina. Bene. La mia sorella, via. Non dovresti nascondermi le cose. È Perduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi ha fatto le corna, mia sorella? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpì. Con una mia amica. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli due parole. Due parole, certo. Due parolone. Ma lo dirò con tutta la calma di questo mondo. Guarda che Ezio Auditore da Firenze è un uomo diplomatico, Non volevo, mi avete costretto. Ma vaffanculo. Ma avete costretto. Ma vaffangiro. Volevo la batteria scarica del controller. Volevi. Ah, ok, sei stufato di lottare. Va benissimo. Andiamo qui dentro. Due forzierini. Se la cosa si fa interessante. Due forzierini. Vai, depreda. Cosa ci troverò qui dentro? 59 fiorini. Comunque buono, dai. Qui 195. Dai, sono comunque un posto depredato. Cioè, se questi qui non si mettevano in mezzo, hanno voluto combattere. Perché la gente non capisce che io sono con le buone intenzioni? Vero, scusi, lei per terra? O quella. Allora, io sono l'ambasciatore della Blash. Questa qui, in confronto alla sorella. C'è un po' di differenza. Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrei avere di meglio che un auditore. Ci perdi tu, Birbante! Vieni, camminiamo un po'. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Pure l'anello gli ha dato. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio. Insulti mia sorella. Andandotene in giro con questa puttana. No, gli do ragione. Fatto le corna. Ho visto il dono che le hai fatto. Le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Ah, sì? Ma spacchiamo la faccia. Ma voi auditori siete madonna. A parlare. Madonna, vieni qui. Vieni qui. Ti farò pentire di quello che hai detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. Ah, sì? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sulle palle. To. Nelle palle. To. Dai, sal, su. Vieni su. Che bello, vera la vita? Madonna. Ah, basta? Io ero ancora pronta a menare di mani. Sta lontano da mia sorella. Sicuro che sto vicino più. Vuoi un altro pugno? Guarda che io sono pronto, oggi c'è lo sconto pugni, Fategliela vedere, quei cani bastardi. Forza, ragazzo. La voglia di menarlo c'è ancora, però, La voglia di menarlo c'è ancora. Maledetto. Bene, ragazzi, oggi ci siamo vendicati su mia sorella. No, mia sorella del signore qua. Del signore qua col codino. Comunque, ragazzi, spero che il video vi possa essere piaciuto. Vi ricordo di lasciare il pollice su questo video. Vi ricordo di lasciare la sua piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo ovunque. Anche al cesso, mi raccomando. E niente, per il momento possiamo dire. Ed è il suo uditore, è tutto. E possiamo dire che è finita.